Che avete fatto ieri, belli di casa? Io ieri ho fatto la VL, eh. Ieri ho giocato un po' di partite di Weekend League. Oh sì! Oh sì! È quel momento! È quel momento! Ah! Il momento più bello del Reddit! Andiamo, andiamo! Popcorn alla mano! Iniziativa Avengers, no, avete presente Nick Fury che vuole creare gli Avengers? Uguale. Un giorno in questo loop che compariranno varie persone, no? Varie tante webcam, loop infinito di un Reddit in cui ci sarà tutta Twitch Italia. Non Magari finirà tra 10 mai. anni riusciremo a raggiungere Non questo finirà obiettivo, mai, ma sarà raga. quello il nostro sogno. Mai. Qua tocca fare. C'è pure la stessa felpa, capito? Stream... A quale parla? Chi parla? Perché? Cambiati! Perché? Cioè... Te devi cambiare! Mi sono cambiato! E mi sono messo la felpetta rossa, come te. È il colore del tuo cuore, del nostro amore, che rappresenta il nostro cuore. Amore, cuore, insieme. Andiamo avanti. Questa è la felpa su cui mi sono emozionato pensando a Simone quel giorno. Non te cambia! Non te cambia! Non te cambia! Mi sono perso la cuffietta. Con Panetti. Qua tocca organizzare. Si fa talk show con Panetti. Ok. 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 Un happy ending. Aia, questa me l'ho dimenticata. E quindi qua c'era la cosa. Doveva ricordarmi Angela in questa maniera. Talk show con happy ending. Angela? Chi è Angela? Eh? Nessuno. È un tradimento in corso qua. No, no, non c'è nessuno. Non c'è nessuna Angela. Nessuna Angela. Non c'è nessuna Angela. Non c'è nessuna Angela. No, no, qua mi nasconde qualcosa in mezzo agli avvocati per il nostro. No, 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 è un meme, è un meme. È solo un meme, Angela, in questa. È solo un meme, è solo un meme. È solo un meme, Gitaz. È solo un meme. È solo un meme. Non mi stai a convincere. Invece stai a nascondere qualcosa, ti osservo. Ha detto? Ha confermato il tradimento. Si parla sempre di discriminazione nei confronti delle donne, ma tu ti sei mai sentito discriminato in qualche modo, pur essendo uomo? Sì, ogni volta. Sì, ogni volta che mi abbasso le braghe dicono: ah, guarda che bel pisellino piccolino. No, questo non è vero, è mai successo, mi dissocio, stavo scherzando. No, era per il meme. Che... Però mi sono immaginato la scena molto divertente, io avrei riso. È Voldemort, cazzo. Mannaggia. È un segnale, amore. Amore, è pronta la cena. Amore, c'è il bambino, dai. Dai! Ma zizza, ma... Cosa c'è? Da dove inizio? Dalla... Da dove ti piace di più? Dai. È pronta la cena! È pronta la cena, amore! Insomma... Mi dispiace quasi mangiarlo. Però se vogliamo essere verosimili... Dai, no, zizza, non tanto... Vero, così è vero, Simi. Va. Amore, se dobbiamo davvero essere sinceri, non basterebbe un pezzo di salsiccia. Sì, queste sono quelle che fai venire a me. Ah, io a te? Ah, faccio il gas, sono roventi. Come, vabbè, per il resto come le mie. E vabbè. Se siete brutti... Sti cazzi! Questo è la morale della fa. Se siete brutti, se non c'avete i capelli, ma sti cazzi, frate. Se devo fare i capelli con cazzo in testa, ma fatti i capelli col cazzo in testa. Ma che cazzo te ne frega? Basta che stai bene con te stesso, frate. Stai bene con te. Stai bene, ti senti bene. Dici, oh, oggi ho fatto quello che volevo fare. Manu, va benissimo. Va benissimo.
prima o poi la fidanzata, l'amore della vita tua, a chi va, lo farai comunque. Lo farai comunque. Mi rendo conto che devo rimodernizzare i miei orari. Perché ultimamente, non vi posso negarlo, cioè non vi posso negare il fatto che sto andando a dormire alle 6 di mattina. Vabbè che oggi mi sono svegliato tipo alle 3 di notte. Però, dici, perché stai a dormire alle 6 di mattina, Fre? Cioè, starai a giocare Rivals come al solito con Zano? Starai su TeamSpeak? Starai a fare qualcosa così? No! Conosciuto una ragazza. E va a finire sempre in caciara, sì. Ma cazzo la fa? Dovete dirmelo. Dovete fare gli snitch. Invece niente. Vai, metti qualche voce. Metti qualche voce, dai. Fai qualcosa. Gulakite murte. Hai capito? Perché tu non mi hai chiesto scusa per questa cosa. Cos'hai da dire? Ma perché? Ferma, guarda come si stoppa. Come cazzo fa? Ho bisogno di esplorare, de fam, mi piace a girarmi. Stare fermo in un posto? Non sono pronto proprio. Non sono proprio pronto. No, voglio girare, voglio scoprire, voglio vedere che cosa mi piace. Mi piace fare il turista. Non mi piace essere fisso in un posto che la vita è sempre quella, ferma. Ancora mi piace girare e fa tutto. E perciò ti dico, no, non mi manca Bari e spero, onestamente, di non ritornarci mai. Perché il giorno in cui ritorno a Bari in pianta stabile, vuol dire che io nella vita mia ho fallito e sono ritornato al punto di partenza. Se invece continuo a girare, vuol dire che ancora non ho finito. Se invece torno all'inizio, vuol dire che ho finito il giro. E amen. E non mi piace come cosa. Per il momento sto girando. Ma escluso quello, ma se lo vai a vedere sembra un nano. Cioè sembra una little person, una persona... Non ci ho fatto caso. Sembra un nano. E sembra un nano perché ha messo il grandangolo in un modo un po' particolare, Jimmy. Eh no, ma l'ho e visto. Sembra basso, sì, sì. Lui. Ma non è che sembra, è basso. Ma non è basso, è alto quanto me, quindi sono basso. No, gamba, vabbè, no, ma c'è una certa età, capito? Ma gamba, un po' ti accorci. Bassi, ma gamba sarà trappito, a 50 anni inizia ad abbassarti. Sì. Sì, siete un po' poi bassi. Poi c'ha due figli alle spalle, no? Tu hai solo una conformazione fisica oblunga, è molto strana. Longilinea. Longilinea, sei solo lungo, non sei alto. Semplicemente sei strecciato. Non è che... Noi siamo, comunque, noi siamo un po' più wide. Sì, già, sì, tu più sei 16, no, 9 sedicesimi, Gabbo è 3, ma Gabbo è 4 terzi, Comunque questa qua è la seconda settimana di fila in questo talk show ci siamo Gabbo. Sì, sì. Lo ricordo, mi sono messo la GoPro nel culo qua. Olele! No, ma si scherza. Qua che vita dura che fa. Ma lo vedi che è fatto? Cioè, sempre rompo sto il camietto. Non era neanche mangio colazione. Quella di tua sorella. No! No! Il riscontro che c'hai con le persone, non te puoi aspettare che se te tipo e parlo sia dei uomini che delle donne. Non ti puoi aspettare che se te mostri foto del culo o foto degli addominali, poi ti segue gente, cioè, che nel momento in cui provi a fare un discorso sensato o tutto quanto, cioè, nel senso, se semini arance, non puoi raccogliere melanzane. Non so se mi avete capito. Ok. Spero che il concetto sia relativamente chiaro. Stasera se tromba? No. Come ogni altra sera della mia vita, si tromba con lei. No, nel senso.
Sai cosa sarebbe bello da fare? Così. E dove va? Nudi? Allora, Dreddone, oggi parli... Cioè, la cam me la metto qua in faccia, dovrei alzarla, e si fa, si fa in piedi. Si fa in piedi e si veste... Hai rotto l'asta? Vabbè, raga, ma questo vive... Ma com'è possibile? Vabbè, facciamo che lo facciamo da seduti, ragazzi, com'è che qua... possibile? No, ragazzi, Qualsiasi cosa tocchi... Io voglio ribattezzare l'effetto Picarazzi, perché secondo me esiste un effetto Colombo. The Picarockets Effect qua, no, ragazzi. Convinto. Quel crack mi ha fatto veramente male. Sembrava un osso che si rompeva. Io non faccio più niente, ragazzi. Oggi starò esattamente in questa posizione. Michelle dice, Ron, ti taglio i capelli. Mi ha detto di vedere che capelli ti ha tagliato i capelli, zii. Allora, Michelle mi ha tagliato i capelli, mi ha fatto una scoppola, come vedi. Però da questo... Dov'è? Da questo lato, non so se lo vedi. Cos'è quello schifo, zii? È un 10. De che? Del capitano. Beh, mi sono fatto fa un 10. È un problema per te? Sì, ma ti ha fatto un 10 molto brutto, zii. No, che magari non si... non so come si vede. Però, vabbè. C'ho 10. Vabbè, comunque, ti vuole tagliare i capelli. 30 anni di uomo. Devo dirti una cosa negativa. Fammi tutto. Una cosa che di te non mi è piaciuta. Per la quale ci sono rimasto molto male e mi sono sentito ferito da parte tua. Dove cazzo è l'analisi del quarto episodio di WandaVision? Maledetto bastardo. Cioè, nel video fa domani ci sarà la cosa. Io il giorno dopo a refresciare dove cazzo è questa analisi. E sono 3 giorni che la sta rimandando. Vergognati. Ma Jimmy è che youtuber di merda. No, lo youtuber vero, quello che promette non fa niente. Sono colpevole. Sono colpevole. Sì, era un quadrato. Esatto. Io ancora mi ricordo, a parte gli scambi illegali di Pokémon tramite cavetto. Che sì, sono il stati, cavetto, voglia. Sono stati la mia infanzia per anni. E ancora mi ricordo le bestemmie, che in realtà da piccolo non è che dicevo bestemmie, però le incazzature, perché non riuscivo assolutamente a far alzare Snorlax. E mi ricordo che ho dovuto chiedere a mio padre. E quando dormiva non riuscivi a farlo svegliare? Non capivo come si faceva. Mio padre andava un attimo in giro, ha trovato questo Pokéflauto. E mi ha alzato Snorlax. Tu non puoi capire le sette che facevamo noi per duplicare le caramelle rare e i Pokémon. Madonna, quanto duplicavo! Quando spegni, riaccendi, spegni quando dovevi per duplicarlo. E poi per trovare Mew. Andavi dove c'era la nave, non facevi mai partire la nave da quando giocavi il gioco, perché poi dicevi vero, che sì, andavi vero, di vero. Fianco, trovavi, cioè, la zona safari, quella tutta che la buggavi, che uscivano... Madò, che robe! Il 2018, nel 2018, o 2019, io davo sempre il Prime al Fazzone, ok? E che succede? Un giorno entro in chat da telefono, mi è scaduto il Prime, che non si rinnova in automatico, però vi ricordo che con Amazon Prime potete usufruire di un abbonamento gratuito a Twitch ogni mese, ragazzi. A parte ciò, avevo questo... Entro in chat da telefono e non ho il sub. Quindi entro da PC, il tempo che entro da PC me lo regalano. Io quindi non so a chi dare il Prime, perché non streamava quasi nessuno di noi, era proprio l'inizio, e non conoscevo nessuno. Dovevi venirla a dare, imbecille. Ma c'avevo il sub che pagavo! Era quella la cosa. E quindi l'unica persona che conoscevo era Amurant, che dava il suo Snapchat. E allora ho detto, vabbè, tanto è gratis. Bravo, è qua Amazon Gino, Prime. Facciamo questa Dai, cosa. Il suo Snapchat. Io ce l'ho ancora. Che fai oggi di bello? Ma niente di che, vado a fare la spesa. Faccio un paio di commissioni, ce ne risco mia madre. Una giornata. Giornata tranquilla. Ci sono dei penies. Posso arrivare lassù? Mortacci sua! Ma perché non salta? Ma mi ha spruzzato! Ma è fortissimo! È il bus! Ma quanti ce ne stanno?
Guarda come spruzzano. Dammi i soldi, va. Oh no, questi sono... questi sono fortissimi. Ma come cazzo lo distruggo? Ma questo era il boss. Niente, non te li fa mica due attacchi. Da adesso in poi non si muore più. Fammi curare, re mosca. Basta, ho deciso, la distruggo adesso, l'anniento. Ho deciso, la voglio annientare. Niente, troppe mosche. GG. GG. Un miliardo di mosche. Dammi subito della vita. Dammi della vita, pezzo di merda. Mi sa che la nostra avventura finisce qui, signori. Oh no. E beh. Perché recuperare la vita per poi perderla? Niente, Faker, what was that? Elicotteri! Ma che cazzo di situazione è? È un elicottero per persone. Sono tre dello stesso team che si sono dati a punta. È magistralmente maestroso. Agganciamento missile. Che cazzo l'ha avuto la zanzara fatica? Questi con l'agganciamento missile. Uno l'ha fatto. Niente, non so come mi hanno hittato. Ma dove sono le armi? Con tutto cosa abbiamo, ma tanto un due cazzo di Che cacacazzi questi, raga, incredibile. Fai fai partire questa cazzo di partita. Sta partendo. Nella chat dicono JK con il dropshot ancora. Effettivamente nel 2021 poi. Un pochino retrograda come cosa, non credi, John Kay. Jet si presenta. Ma poi, porca puttana, uno ti dice non ho l'audio e mi dici guarda il nemico sta poppando il perk sotto. No, sì, è sotto dalla porta, è sotto dal camion, è sotto dalla macchina, l'italiano! L'italiano, cazzo! Quella rossa. Zap, ma oh. Se tu dovessi spiegarmi tipo in italiano corretto che cos'è un boomer? Sì. È molto semplice, è la generazione nata dopo il boom economico, da lì boomer. Basta che metta una tua foto e hanno tutti capito, GK. Infatti te, Johnny, non rientri nei parametri per essere un boomer, anche se lo sei. Diciamo che ci vai vicino, poi. 2160. Ma non c'è? Che cazzo di risoluzione marcia c'ha sto gioco? Facciamo così. Ma porca gioco. Miseria! Ho fatto crash il gioco. Non ci credo! No, non so cos'è successo perché ho cambiato un settaggio pieno di gente, CK. Ho capito che è pieno di gente, Zamp. Non ho armi, dammi una mano. Tiragli i pugni, no? No, ma vaffanculo! Godo. Ma sto camper nello scattinato! Io me la go. Ma dai, che schifo! Quello pensa davvero che io sono un buffone? Ma che cazzo! Te lo dico. Sul tetto mio. Poppato uno. Che ovviamente si è nascosto lì dietro. Mi sa che ce n'è uno qui dentro. Oh, 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 oh fucking shit! Oh, oh, oh cazzo! Come l'ho preso?
questa merda vuole il popping dell'uno contro uno. No! No! Sarebbe stata fantastica! No! Che sfiga, se lo aspettava! Cazzo, se lo aspettava! Com'è, la spacco Jimba? Ma basta, sono appena tornato in vita. Ma porca put... Ma che cosa? Non è possibile quello che ho appena fatto! Non può esistere! No, però... No, no... Ma che cosa ho fatto? No, no... No. Uno su scale alte. Fatto uno, maestro. Cioè, sta arrivando l'altro? Arrivando, sei sulle scale già? Sì, sì, sì. Oh, cazzo. L'ho craccato, maestro. Fatto. No, ha detto... ma non si dice, bro. Non si dice... Oh, no. Era uno. L'altro mi fa. L'ho fatto, maestro. Che cecchinata. Non ne sta arrivando un altro, però. No! Non ci credo, maestro, guarda. Vabbè, dai, non fa niente, già. L'ho salvato instant. Corazza fatta! Quanto cazzo sono fanatico. No! Questo suo succiamo. E madadone medena! Ma sei impazzito? Ah sì, no, c'è chi nato uno ha sbroccato. Sta scendendo in maniera abbastanza rapida, Johnny Greg. No! No! È morto! Vuoi leggere cosa mi ha scritto mia moglie? Nella cena? Tutte le più grandi avventure hanno sempre grandi inizi e qualche fine, ma comunque insieme, ti amo l'acci di tutto. Secure the bombs. Okay. But you must keep going. Stick it out.